ho conosciuto e conosco tantissimi che questi 80 euro li hanno presi, c'è chi ci fa la spesa, ma c'è anche chi invece si acquista un libro in più, è andato una volta in più dal parrucchiere, ha cercato di trovare una piccola soddisfazione in questo, quindi gente, c'è una un'attenzione. L'economia non si fa alla maniera della Moretti, andando da resettista. Cioè l'economia si fa in fabbrica. Alla maniera della Moretti. No, l'economia non è che si solleva alla maniera della Moretti andando da resettista. No. Cioè si fa in fabbrica. Perché il concetto qui non è quello degli 80 euro per andare dal parrucchiere. Il concetto è che si punta in maniera sbagliata in una direzione che non fa crescere l'economia, ma che crea semplicemente dipendenza politica. Tu hai dato 80 euro, mi dai il voto. Tu hai una grandissima fiducia negli italiani che pensi di comprare in questo modo. Noi invece no, diciamo, non è che lo penso io, l'avete fatto voi. Lo hai detto tu, la motivazione per noi era assolutamente un'altra. Ed è tanto che voi dicevate che non sarebbe diventato mai strutturale. L'hai detto tu che gli 80 euro si usano per andare al parrucchiere. È la linea sbagliata. Diminuisci il costo del lavoro. Però abbiamo fatto anche quello. Ma è differente. Un conto è andare a dare i soldi per chi consuma. Un conto è diminuire il costo di chi lavora. Ma anche questo è stato fatto. Io imprenditore devo rimanere in Italia, perché in Italia non mi deve costare più che andare in un altro paese. Io capisco che tu possa fare fatica a capire quali sono le azioni. No, non è questione di capire, è questione che io a casa una fabbrica con 50 persone e tu non sai neanche come si va in fabbrica. E non mi sembra che non ci sia l'aiuto rispetto a questo. Si deve devi sapere come si lavora per parlare del lavoro. Guarda che non si fa la teoria. Ho sempre lavorato. Non si fa la teoria. Io ho sempre lavorato. O abbassi il costo del lavoro e di chi fa impresa. Altrimenti non ci sarà occupazione in Italia. Ma detto questo, tutte delle misure che sono andate per aiutare le famiglie a spendere, ed è un primo incentivo per aiutare l'impresa a risparmiare, se pensiamo al fatto di l'impresa non deve risparmiare, deve investire, devi rendere possibile investire nel mondo del lavoro, certo, e sono d'accordo sugli investimenti. Ora, in un piano complessivo in cui tu dici voglio far risparmiare le famiglie, voglio fare in modo che l'impresa possa risollevarsi, e ci sono dei dati che ci stanno dicendo, ma te lo stiamo dicendo perché non c'è un piano, abbiamo messo in atto una però il fondo monetario dice, non funziona, non c'è ripresa. Non tiene conto. Noi oggi stiamo avendo un minimo di ripresa perché c'è il costo del petrolio più basso. Però non facciamo ecco, Candiani, esatto. L'orecchio destro che continua a intervenire. E vorrei segnalare a Candiani che a me dispiace che durante tutte le vostre azioni di governo voi non siate stati in grado di mettere in atto un piano di riforme. Il fondo monetario diciamo dice una cosa. Le riforme sono cose serie, non servono per vincere le elezioni. Perché c'è un piano di riforme che è appena partito, molte sono ancora in atto. I risultati non si possono vedere nell'immediato, e questo il Fondo Monetario lo dovrebbe assolutamente sapere. Ah, sono degli incompetenti il Fondo Monetario, Cottarelli in primis. Ma c'è un paese che se tu non metti... Se tu cioè non Cottarelli tieni, non capisce nulla. Se tu, Candiani, non tieni l'avete conto messo di quello, a fare la spending review, l'avete mandato al Fondo Monetario e la sento un'altra volta che non capisce nulla. Quanto ci metti a vedere quali sono i risultati di un'azione? No, gli analisti servono per questo, per fare la proiezione sul futuro.